Ragazze, stamattina volevo farvi vedere come faccio la mia base estiva. Allora, avevo registrato il mio video mentre lo stavo facendo in bagno perché volevo farvelo vedere mentre lo applicavo, però purtroppo io ho il bagno senza la finestra e quindi la qualità del video non mi piaceva per niente. Sarà che quando vado su YouTube e vedo queste qualità video pessime con l'audio atroce non riesco mai a vederlo, quindi l'ho già fatta, vi dico come l'ho fatta. Allora, innanzitutto ho applicato sul viso pulito il correttore primer della Kiko, questo qua di cui avevamo parlato in un altro tutorial, che è il Pesca 03, questo. Poi sul contorno occhi sono andata ad applicare il contorno occhi della Kiko, questo qui, sotto gli occhiali e anche sopra la palpebra, naturalmente picchiettando, ragazze. Una volta fatto asciugare bene sia il primer che il contorno occhi, non ho fatto altro che prendere una modica quantità della mia crema idratante. Io sto usando la Revitalift giorno, ce l'ho anche da notte, sto usando questa, quindi ne prendete una bella quantità e ve la mettete sul dorso della mano. Poi, per chi avesse un fondotinta coprente, magari tante ragazze non possiedono una marea di fondotinta perché non hanno neanche la possibilità di poterne avere di più, se avete magari solamente un fondotinta coprente o anche quello che volete, ragazze, però in questo caso io avevo un fondotinta coprente e avevo finito il mio dell'Avon, quindi io stavo usando questo dell'Inoxa Beauty Lift, che è un fondotinta super idratante. Allora, naturalmente d'estate un fondotinta troppo coprente risulta anche molto pesante, quindi non vi servirà altro che prendere la vostra crema idratante, ripeto, mettetevela sul dorso della mano, prendere una modica quantità del vostro fondotinta che avete scelto, a seconda di quanto colore volete, lo andate a spruzzare sopra la vostra crema idratante. Andate ad amalgamare, a miscelare bene i due composti, dopodiché lo prendete bene, lo applicate sul palmo della vostra mano. Se lo volete, ragazzo, un pochino più scuro, non fate altro che aggiungere il vostro fondotinta. Lo andate a mischiare bene e lo andate ad applicare sul viso proprio come fosse una crema. State molto attente, magari andate sempre, ripeto, anche sul collo, e non si dovrebbe vedere molto il distacco perché non fate altro che fare una vostra crema colorata fatta in casa, del colore che volete, della crema che preferite, quindi ridurrete anche al massimo le allergie, perché se siete abituati ad usare una crema perché sapete che non vi fa allergia e il fondotinta, magari se andate a comprare una crema colorata, se avete problemi di allergia potreste averne una. Quindi magari così vi fate la vostra crema in base, insomma, a come piace a voi. E niente, andate, ragazze, ad applicare come una crema, la fate asciugare bene, dopodiché passate la cipria per opacizzare il tutto e il vostro blush, quello che preferite, insomma, sistemate le sopracciglia. Se avete delle imperfezioni, naturalmente, prima della vostra crema colorata fatta da voi, andate a coprire le vostre occhiaie, brufoletti e cose varie. Questa base, naturalmente, ragazzi, io ve la consiglio se avete una pelle pulita, insomma, che non dovete andare a coprire magagne allucinanti. Io ce l'ho su adesso, come potete vedere non sembro molto truccata, ma neanche, insomma, struccata, che dice oh mio Dio che paura Silvia. Ragazze, spero che vi troverete bene se proverete a fare questa cosa, e un grandissimo bacio, ragazze, a tutte. Ciao, alla prossima.